Maria, trasmettiamo i Dieci Comandamenti a cura di Padre Livio. Quindi, amici, allora prendiamo in mano il nostro libro, i Dieci Comandamenti, stiamo facendo il Sesto Comandamento che nella sua formulazione catechetica eh, suona così, non commettere atti impuri, nella sua formulazione biblica suona così, non commettere adulterio. Abbiamo visto, amici come, mh, dunque abbiamo visto come la società moderna abbia banalizzato molto il sesso e, mh, e abbiamo parlato appunto e, di sesso banalizzato, di sesso come gioco. Eh, oppure come così, strumento di piacere e quindi tolto da quello che è il suo ehm, o comunque diminuito da ciò che è il suo fine, fine ultimo che è quello di eh, donare l'amore e la vita. E abbiamo visto che nella società antica il sesso molte volte invece era sacralizzato, cioè nel senso proprio che e attraverso la sessualità, la sessualità, era un ambito di grande rispetto perché, attraverso la sessualità, l'uomo poteva mh, far prevalere la vita sulla morte. Abbiamo visto invece qual è il messaggio, abbiamo visto anche il sesso demonizzato: eh, quel filone culturale che ha demonizzato il corpo e ha demonizzato anche il matrimonio, salvo poi, eh, salvo poi giustificare tutte le licenze sessuali possibili. Abbiamo visto, qual è la, la, invece, abbiamo visto qual è la visione biblica della sessualità umana, cioè l'uomo e la donna sono creati direttamente da Dio, quindi sono un grande valore. Eh, abbiamo visto che l'essere umano ha due volti, il volto della mascolinità e il volto della femminilità. Ambe due, la, la mascolinità e la femminilità, Ambedue eh, eh, entrano a pieno diritto a eh, definire l'essere umano, il quale è maschio e femmina, cioè è, ma è la mascolinità e la femminità insieme che danno la fotografia di ciò che è l'essere umano completo. Abbiamo visto eh, il significato profondo dell'espressione biblica che Dio creò eh, l'uomo maschio e femmina a immagine di Dio lo creò. Abbiamo visto che questa espressione può essere intesa eh, nel senso che Dio eh, nell'essere umano ha infuso il suo Ruà, il suo Spirito, sia nell'uomo sia nella donna e quindi per questo è immagine di Dio. Però c'è anche un altro significato da aggiungere a questo. Ed è un significato che verrà alla luce nel Nuovo Testamento quando verrà eh, rivelato il mistero della Santissima Trinità. E cioè, come Dio che è uno solo. Tuttavia, Dio dentro Dio non è infinita solitudine, ma è un intimo rapporto di amore, così l'essere umano non è solitudine, ma è l'essere umano completo come uomo e donna: è rapporto di amore. E allora, allora ehm, abbiamo anche eh, detto, che amici, qual è, nella visione, eh, della, così, nella visione biblica, qual è il valore della sessualità. Nella visione biblica la sessualità è innanzitutto orientata all'amore, cioè l'uomo e la donna sono stati fatti per un dono reciproco, la reciproca donazione, la reciproca accoglienza, quindi la sessualità è perché l'uomo viva l'esperienza dell'amore all'interno del matrimonio, naturalmente, e la sessualità è perché l'uomo e la donna nella dinamica dell'amore coprino con Dio Creatore nella trasmissione della vita. Questa è la visione biblica della sessualità umana, una visione biblica che è stata poi naturalmente offuscata nel corso della storia a causa del peccato originale come vedremo, ma che Gesù Cristo ha ristabilito nella sua bellezza quando ha detto l'uomo non separi ciò che Dio ha unito. E ehm, poi naturalmente Gesù Cristo ha, come abbiamo visto già, Elevato questo rapporto speciale, intimo, profondo dell'uomo e della donna nel, 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 nel matrimonio, l'ha elevato alla dignità di sacramento. Cosa vuol dire dignità di sacramento? Vuol dire che l'amore dell'uomo e della donna sono diventati segno, segno dell'amore di Cristo per la Chiesa. Allora. Come vedete, cari amici, nella visione biblica la sessualità non è demonizzata, non è banalizzata, non è neanche sacralizzata, ha, il suo, ha quel grande valore eh, che hanno le opere di Dio. E, eh, però va anche detto, cari amici, a, sca a, a scanso di equivoci, che il matrimonio... Non, non si, cioè, che, la, che il matrimonio non esaurisce l'amore umano perché è bensì vero che nel matrimonio si vive l'amore sponsale, bensì vero che nel matrimonio si vive l'amore paterno e materno, è bensì vero che nel matrimonio si vive l'amore filiale e anche fraterno, però è anche vero che è al di fuori del matrimonio che si può vivere l'amore fraterno e l'amore di amicizia. Eh, per cui eh, per cui eh, qui acquista naturalmente valore la Chiesa eh, la quale appunto ha come eh, come dice il concilio del Comunico Vaticano II come compito di far sì che tutti gli uomini si ritrovino in Gesù Cristo come fratelli e come sorelle d'altra parte è proprio Gesù Cristo che ha parlato dell'amore nella Chiesa come di un amore di amicizia io vi ho chiamati miei amici, quindi nella Chiesa siamo tutti chiamati a vivere una forma d'amore che è diversa ma non meno grande di quella che si vive all'interno della famiglia, cioè l'amore di amicizia o l'amore fraterno che fa sì che tutti in Cristo siamo fratelli e sorelle. Adesso eh, naturalmente di fronte a questa descrizione della sessualità, come è nel progetto di Dio, che è certamente una descrizione bella, bella, perché mostra la bellezza della creazione di Dio e anche la dignità dell'uomo e della donna. Anzi, a questo riguardo, cari amici, se c'è un punto su cui bisogna insistere, perché se no non si coglie il messaggio biblico nel suo valore, e che ne sono sto ora a, a scandagliare troppo sul piano esigentico, perché non è questo il momento, ma uno dei messaggi fondamentali della scrittura è la pale dignità dell'uomo e della donna. Quando la scrittura dice che Dio ha tratto la donna dalla costola di Adamo non vuol dire che la donna deriva dall'uomo o che la donna è sottomessa all'uomo vuol dire che la donna è della medesima natura dell'uomo siccome non sono mancati e non mancano e non sono mancati comunque nel passato coloro che hanno ritenuto la donna inferiore non, medesima, non della medesima natura dell'uomo allora l'autore biblico sottolinea no, la donna è della medesima natura dell'uomo Ecco cosa indica eh, il, il simbolo della costola di Adamo, no? che è stata tratta dalla costola di Adamo. Cioè, vorrei proprio insistere molto su questo concetto perché dobbiamo andare verso un tipo di società eh, dove veramente l'uomo e la donna si, si rispettano a vicenda nel loro valore e quindi che l'uomo non guardi la donna dall'alto in basso, ma viceversa neanche la donna guardi l'uomo dall'alto in basso. Eh, devono eh, Gli uni devono, eh, devono insomma vedere a, vedere a vicenda, a vicenda devono vedere l'opera di Dio e i doni di Dio. Quindi dobbiamo veramente anche in questo senso lavorare, operare anche sul piano proprio delle strutture sociali. Perché ci sia una vera uguaglianza fra l'uomo e la donna. Uguaglianza non significa omologazione, cioè che eh, siccome l'uomo mette i calzoni, la donna deve mettere i calzoni. siccome No, questo non vuol dire perché sono pari, pari dignità, ma diversi. Diversi l'uno dall'altro. Quindi la diversità di doni non, non, non mette in discussione la pari dignità. Insomma, hanno pari dignità ma hanno diversità di doni quindi è importante che vengano valorizzati i doni di ognuno e anche le diversità di ognuno no? però dobbiamo veramente ehm, operare in questo senso perché credo che sia proprio nella, nel progetto di Dio, nella volontà di Dio, cioè che ci sia una società veramente come Dio la vuole che poi è, è, la, è la fonte della nostra felicità, cioè dove veramente l'uomo e la donna siano di pari dignità e dove l'uomo e la donna eh, si assumono le pari responsabilità rispetto alla famiglia e dove l'uomo e la donna eh, coprono insieme con Dio Creatore nella trasmissione della vita, nell'opera della creazione e della redenzione. Un progetto bellissimo questo, non c'è dubbio cari amici, infatti quando si va a fare le prediche, <ride> va a fare le prediche in occasione del matrimonio, no? allora eh, è sempre molto bello descrivere come l'opera di Dio creatore, no? e poi i due sposi naturalmente che ascolto sono tutti contenti e felici, poi magari dietro nel pubblico sono le, le coppie più avanti negli anni che invece dicono eh, magari, magari, no? dicono eh, eh vedr vedranno, vedranno anche loro com'è la vita. Cosa vogliono dire con questo? Vogliono dire purtroppo eh, un fatto che è sotto gli occhi di tutti, cioè che il progetto di Dio creatore è stato ferito dal peccato originale. E come voi avete certamente vi ricordate, una delle prime conseguenze del peccato originale è che Adamo ed Eva eh, hanno incominciato ad accusarsi fra di loro. Anzi Adamo, che prima aveva detto eh, quando ha visto la donna per la prima volta ha eh, è diventato poeta e ha eh, così a ha tirato fuori dal suo cuore il primo cantico d'amore dell'umanità, viene considerato il primo cantico d'amore dell'umanità: no? l'adamo innamorato. No? Il primo cantico d'amore dell'adamo innamorato fu questa, sì, che è carne della mia carne, ossa delle mie ossa. No? Poi, quando invece, eh, dopo il peccato originale, già non era più la carne della sua carne e l'ossa delle sue ossa, ma ha detto a Dio la donna che tu mi hai dato. E poi l'aveva già rifilata, l'aveva già rispedita indietro al creatore. Questa cosa vuol dire, cari amici, vuol dire che il peccato originale opera, cioè Satana ha lavorato subito per mettere il dissidio fra l'uomo e la donna. E d'altra parte la descrizione del, del Genesi, dopo il peccato originale, è proprio eh, la rottura dell'amore così come Dio l'ha concepito, per cui eh, dice peccato per descrivere alcune conseguenze del peccato originale, ma lì c'è un accenno... Ha una ferita che in realtà noi possiamo analizzare molto più profondamente, cioè eh, dice che l'uomo cerca di dominare la donna, questa, questa volontà di dominare eh, è indubbiamente una conseguenza del peccato originale, non è un fatto naturale, no? Egli ti dominerà, eh, e poi anche il, il parto della donna, cioè quella che la maternità e quindi la vocazione alla maternità però nel dolore, no? Allora sono piccoli accenni biblici a una realtà molto più grave, e cioè che il peccato originale ha ferito il rapporto eh, dell'uomo e della donna e ha ferito anche la sessualità umana. E quindi noi abbiamo a che fare, noi abbiamo a che fare, cari amici, noi facciamo l'esperienza di una sessualità ferita. Di qui la difficoltà proprio dell'uomo e della donna di vivere insieme il progetto di Dio creatore, di qui la tentazione all'egoismo, di qui la tentazione alla reciproca sopraffazione, di qui il dissidio, di qui i tradimenti, l'amore vagabondo, di qui le rotture, di qui... Tutto quello che sappiamo e che possiamo leggere ogni giorno sui giornali, Cremici, è il frutto del peccato originale. Ma attenzione, eh, non, deve, non deve essere un alibi, come poi vedremo in una successiva catechesi. La sessualità ferita non deve essere un alibi per noi, perché poi Gesù Cristo ci ha donato la grazia perché attraverso la vettura della castità noi raggiungessimo il dominio di sé e quindi potessimo. E con l'aiuto di Dio, con di Dio potessimo, potessimo vivere la sessualità così come Dio creatore ha voluto e così come Cristo Redentore l'ha nobilitata. E perché allora anche gli apostoli quando Gesù ha detto che il Mosè aveva concesso il divorzio per la durezza del loro cuore, che comunque bisognava ritornare al progetto di Dio, gli apostoli dicono è impossibile, no? già vedevano la strada inaccessibile per loro. No? E Gesù ha risposto non è possibile all'uomo, è possibile a Dio, cioè è possibile con la grazia comunque, cari amici, sanare le ferite della sessualità attraverso la fatica della pratica della virtù, in particolare della virtù della castità come vedremo. Però noi per questa mattina vediamo allora quali sono le conseguenze del peccato originale. Okay sulla nostra sessualità e sui gravi disordini sessuali che caratterizzano la nostra vita, la vita delle famiglie, la vita della società e che sono, cari amici, sono, sono oggetto di cronaca quotidiana. Allora, chi ha il libro, i dieci comandamenti, siamo a pagina 116. Di fronte all'opera mirabile della sapienza, pagina 116, il paragrafo intitolato La sessualità ferita. Di fronte... All'opera mirabile della sapienza e della onipotenza divine, culminata nella creazione dell'uomo e della donna, non si possono rimanere ammirati. Non solo gli autori biblici, ma anche voci illuminate delle più diverse religioni e culture, testimoniano lo stupore dell'intelligenza umana, colma di gratitudine per il miracolo di amore realizzato da Dio. Tuttavia noi avvertiamo che un tarlo si è inserito in questo affresco meraviglioso, guastandone la bellezza e la purezza originarie. È innegabile che l'uomo non dirà di sperimenti la sua sessualità come una caduta o peggio come una tirannia. La difficoltà di dominare se stessi e le proprie passioni è un'esperienza dolorosa e universale. Per chi conosce la storia delle religioni sa benissimo come e il disordine sessuale siano una delle tematiche che più hanno angosciato gli uomini di tutti i tempi. La sessualità, anziché essere l'espressione dell'amore, diviene, dopo il peccato originale, la manifestazione di un egoismo cieco e prepotente. I rapporti di coppia si logorano e cedono alle spinte della violenza e della sopraffazione. Invece dalla gioia e dalla comunione, l'uomo e la donna Fanno spesso la dura esperienza dalla incomprensione e dalla incomunicabilità. E certamente, cari amici, l'esperienza dalla incomprensione e dalla incomunicabilità è una delle, delle, delle conseguenze più sofferte del peccato originale. Naturalmente, non è sempre così. Tuttavia, occorre spiegare perché così frequentemente gli uomini vivano la loro sessualità. Attenzione, non confondete sessualità con genitalità. Perché sessualità è veramente tutta la, tutto l'essere umano, cioè l'essere umano è sessuale, cioè l'uomo è maschio, la donna è femmina, cioè ma in tutto, non solo nella genitalità, ma in tutto la sua psiche, il suo modo di pensare, la sua intuizione, la sua intelligenza. Si sa benissimo che la donna ha un modo di essere, di essere, essere umano, cioè la donna e l'uomo sono due esseri umani diversi fra di loro, non soltanto nella sessualità, nella genitalità come si dice, ma in tutto. Per cui, per esempio, non so, la donna è più intuitiva, eh, la donna capisce meglio certe situazioni, la donna è più pratica, la donna è più resistente al dolore, eh, la donna è più affettiva, cioè sono modi diversi di realizzare l'essere umano. Ma eh, tutto questo, eh, questa diversità rischia, a causa del peccato originale, di diventare a volte incomprensione, per non dire incomunicabilità. Naturalmente non è sempre così. Tuttavia occorre spiegare perché così frequentemente gli uomini vivono la loro sessualità come un'angoscia, cioè come un'angosciosa schiavitù, tanto che San Paolo, facendosi portavoce di un'esperienza universale, non esita a gridare, chi mi libererà da questo corpo votato alla morte? Nel mio intimo, dice Paolo, acconsento la legge di Dio. Ma nelle mie membra vedo un'altra legge che muove guerra alla legge della mia mente e mi, ten, e, mi, e mi tiene e mi rende schiavo della legge del peccato, che è nelle mie membra. Sono uno sventurato. Paolo, eh, Romani capitolo 7, versetti 22 e 24. Quindi, Paolo, guardando la sua esperienza, dice: eh, parla di un corpo votato alla morte, e dice: Sono uno sventurato. Poi, naturalmente, parlerà della grazia che redime. Quindi, ci troviamo di fronte qui a una esperienza della sessualità ben diversa da quella che emerge dal progetto originario di Dio. Siamo ancora in grado di vedere la grandezza dell'opera divina, ma ci rendiamo conto che è intervenuto un fattore nuovo e profondamente negativo. Si tratta del peccato di origine che ha intaccato l'innocenza e la bellezza della creatura umana. Dopo che il peccato è stato consumato, le sue conseguenze non hanno tardato a farsi sentire, apportando disordine su tutti i versanti della natura umana, non ultimo su quello sessuale. Allora ci chiediamo, cari amici, cioè dopo l'irruzione del peccato originale, ci chiediamo, il progetto originario di Dio sull'uomo e sulla donna si è forse infranto? Rispondiamo, no, di certo. È tuttavia diventato più difficile. Non si possono spiegare gli incredibili disordini nel campo della sessualità a cui si abbandona da sempre il genere umano senza risalire alla catastrofe originaria come la sua prima causa. Gli uomini nel corso della storia hanno cercato, come hanno potuto, di erigere argini a un fiume di fango che straripa da ogni, da ogni sponda. Eh, D'altra parte, cari amici, basta accendere la televisione per dire che come questo fiume di fango straripa da ogni video. La vera riscossa è però incominciata con Gesù Cristo, il Figlio di Dio, di fronte a un'umanità rassegnata al fallimento del matrimonio, non esita ad affermare. Non avete letto che il Creatore da principio le creò maschio e femmina e disse: Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, e si unirà a sua moglie, e i due saranno una sola carne. Così che non sono più due, ma una sola carne. Quello dunque che Dio ha congiunto l'uomo non lo separi. Matteo 19,4. Perciò in conclusione, cari amici, diciamo che il progetto di Dio non è abolito. Esso sussiste in tutto il suo valore, ma d'ora in poi sarà frutto di conquista. La grazia sostiene l'uomo in questa nobile e necessaria impresa. Allora, noi vedremo, cari amici, quale qual sarà, qual sarà la virtù che ci aiuterà a realizzare il progetto di Dio sulla sessualità umana, e parleremo la volta prossima, appunto, della virtù della castità che conduce al dominio di sé.